Siamo ripartiti da un'idea e da un progetto. L'idea è che solo il ritorno alla Terra ci salverà, quindi massimo rispetto per l'ambiente, per le biodiversità, per il mare, per l'aria. Solo questo sarà per noi la chiave di svolta verso un futuro che speriamo appunto migliore. E quindi l'idea è quello di ampliare ancora di più la rete di produttori di eccellenza locali per salvaguardare tutto quello che di bello e di buono e soprattutto di sano la nostra regione può offrire. Noi abbiamo adottato le misure di sicurezza che sono previste dai protocolli sia nazionali che regionali, con lo scopo appunto di dare fiducia e sicurezza sia ai clienti che ai nostri collaboratori. Quindi tutto quello che riguarda il distanziamento sociale, il distanziamento quindi fra i tavoli, noi abbiamo anche una spiaggia, quindi abbiamo adottato queste misure anche in spiaggia. Cerchiamo di garantire il massimo per evitare appunto i contagi. Il futuro della ristorazione italiana in questo momento è incerto, come credo sia incerto il clima che stiamo vivendo. Veramente non riesco ad avere un'idea precisa di come tutto si evolverà. Sicuramente il pubblico chiederà certezze, quindi probabilmente nei nostri piatti dovremo avere questo ingrediente in più che è la sicurezza, il comfort, il cibo buono e sano. Vorrei un futuro sicuramente bello e piacevole per tutti, quindi che ognuno trovi soddisfazione nel suo lavoro e che quindi lo possa realizzare al meglio. Il futuro più bello sarà quello che ognuno di noi possa realizzare i sogni. Tornare al ristorante in questo momento penso che sia un'emozione, perché dopo tanto tempo in cui siamo stati costretti a stare chiusi in casa, a non poter uscire, a non poter avere socialità, è un momento in cui tu rivivi un'emozione perché rincontri le persone, rincontri i cuochi, i camerieri, i posti tuoi del cuore, vivi una socialità, quindi è un momento di benessere.